Laura B. Sono stata appena accettata al Cerchio Esseno con emozione e riconoscenza per la desiderata opportunità. Mi sono preparata attraverso i libri ad ascoltare i messaggi amorevoli che le guide ci offrono tramite NT, lo strumento che da sempre mantiene un rigoroso anonimato. Pochi giorni prima del secondo incontro, ho chiesto alle guide che tanto mi assistono in questa esperienza incarnativa di ricevere un apporto. Con loro un dialogo quotidiano, non credevo che sarei stata subito esaudita. Il successivo incontro a incorporazione è appena iniziato. Subito lo strumento cede il suo corpo per permettere il fenomeno fisico. Dopo i saluti, la guida Alexander avverte che avrebbe esaudito la richiesta di altre entità che avrebbero apportato un dono ad un partecipante. Sento pronunciare proprio il mio nome. Laura, puoi avvicinarti? Con le gambe tremanti raggiungo lo strumento e metto le mani a coppa sotto le sue. L'entità mi parla con parole affettuose. Le mie mani sono in un tunnel di aria fredda. Una pioggia di piccoli oggetti le colma. Torno al mio posto piena di gioia e gratitudine. Gli oggetti apportati, che al termine della seduta sono 34, un raro apporto collettivo, sono divisi tra i partecipanti. Conservo l'oggetto che ho scelto per me come un dono spirituale e il testimone dell'amore e della vicinanza delle mie guide. Ringrazio il Cerchio Esseno per avermi accolta nella sua amorosa comunità.